Benvenuti in questo nuovo video, parliamo ancora di tecniche di intensità. Avevamo già parlato di questo argomento, avevamo appunto detto di vederne una alla volta le più importanti, le migliori. Abbiamo già parlato di stripping, vedete il link qua sotto. Oggi parliamo di una seconda tecnica di intensità molto interessante che si chiama rest pose. Prima di vederla facciamo sempre una breve introduzione sulle tecniche di intensità, che sono appunto tecniche per cercare di aumentare l'intensità percepita, l'effort dei nostri allenamenti, portandoci nella maggior parte di queste tecniche di intensità a superare la soglia del cedimento muscolare. È essenziale, quando si inserisce una tecnica di intensità, avere bene a mente questi tre fattori principali. Il primo è meglio inserirle su esercizi non troppo complessi, meglio esercizi di isolamento, ma anche complementari classici, ma non le farei sui fondamentali, sui lavori ovviamente di forza con alti carichi, esercizi quindi troppo complessi. Secondo fattore, vanno dosate, non si possono fare le tecniche di intensità su tutti gli esercizi del programma, perché il programma diventerebbe estenuante, insostenibile e rischieremmo di fare del volume inefficace, del volume a vuoto. Il terzo fattore, è meglio inserirle se già ci alleniamo da un po' di tempo. Se siete neofiti principianti, prima concentratevi bene sull'imparare a muovervi e sul diventare forti e poi piano piano, gradualmente, si possono inserire delle tecniche di intensità, in primis sugli esercizi di isolamento, poi magari espanderle anche su esercizi leggermente più complessi. Questa tecnica nasce essenzialmente su lavori con alti carichi, su lavori di forza. Si caricava per esempio un carico importante, quindi un 85% del massimale. Si potevano fare circa 5-6 ripetizioni, si appoggiava il bilanciere, si riposavano un po' di secondi, 15-20-25 secondi e si ripartiva facendo altre 1-2-3 ripetizioni al massimo. Si poteva riappoggiare il bilanciere, riposare altri secondi e fino ad arrivare a un target di ripetizioni che poteva essere quindi 10-12 ripetizioni. Quindi con un carico alto, invece che fare 6 ripetizioni, se ne facevano 10-12, allungando un po' queste ripetizioni nel tempo, quindi inserendoci dei recuperi tra i vari blocchi. Non mi piace inserirle sui lavori di forza, l'abbiamo detto nella premessa. Secondo me è un'ottima tecnica invece su lavori con alte ripetizioni, bassi carichi, su esercizi di isolamento. Quello che sappiamo ormai bene è che le ripetizioni più importanti in un esercizio sono le ultime 4-5 prima del cedimento, per quello che è importante lavorare a cedimento o comunque vicino a cedimento, perché sono proprio le ultime ripetizioni quelle che possono definirsi più efficaci. Quindi andiamo a vedere un attimo adesso con pennarello e foglio la differenza tra fare per esempio una 3x15, quindi 45 ripetizioni classiche, o fare 45 ripetizioni in rest pose. Andiamo a vederlo. Ci fissiamo un target di ripetizioni che potrebbe essere 45, 50, anche 60, questo lo si può valutare in base appunto al programma e al soggetto. Dobbiamo fare queste ripetizioni nel minore tempo possibile, arrivando a cedimento in ogni blocco. Quindi vediamo per esempio sulla 3x15, abbiamo detto a voce che le ripetizioni efficaci sono le ultime 4-5 di una serie. Quindi quando io faccio un classico 3x15, faccio 45 ripetizioni, quali sono le ripetizioni efficaci? Sono 15 perché sono le ultime 5 di ogni serie, quindi 5, 5, 5, 15. Se vado a fare una rest pose sulle stesse 45 ripetizioni, cosa farò? Più o meno uso lo stesso carico, quindi andrò a fare prima 15 ripetizioni, arriverò al mio cedimento, cosa faccio? Recupero 10-15 secondi e poi riparto a contare, quindi 16-17. E cosa succederà? Arriverò a cedimento probabilmente intorno all'ottava, alla decima, undicesima ripetizione, quindi ne faccio quelle che riesco. Metto giù il peso, riposo altri 15-20 secondi, riparto a contare e cosa succederà? La performance crollerà ovviamente perché si sta accumulando stanchezza e farò circa altre 5-6-7 ripetizioni a cedimento. Metto giù un'altra volta il carico, riposo un po' di secondi, riparto a contare, ne farò sempre meno, quindi 5, poi mi fermo,
altre 5, sempre a cedimento, mi fermo e probabilmente arriverò all'ultima a farne 2, 3. Ok, io ho fatto quindi 45 ripetizioni con lo stesso carico, ma ovviamente tutte queste sono a cedimento e quindi se contiamo le ultime 5 ripetizioni, vediamo che le nostre ripetizioni efficaci non sono più 15, ma sono 28, perché sono 5 qua, 5 qua, 5 qua, 5 qua, 5 qui e 3 qui. Quindi 28 ripetizioni efficaci. Quindi vedete, stesse ripetizioni, stesso carico, ma l'effort è stato maggiore e le ripetizioni efficaci sono stati decisamente di più rispetto a fare una classica 3x15. Adesso andiamo a vedere un esempio su un curl con manubri. Prima di proseguire, ragazzi, vi ricordo che se volete allenarvi col nostro metodo e con i nostri programmi, abbiamo un programma sia uomo che donna, sia per la palestra, sia per l'home gym. Sono già dentro il programma tantissime persone, stiamo facendo dei test e stanno avendo degli ottimi risultati, sia in termini estetici, sia in termini di performance. Se volete entrare anche voi in V-Athlete Program, trovate il link qua sotto. Vediamo quindi questa tecnica di intensità appunto su un curl con manubri. Ho preso un carico con cui riesco a fare circa 15 ripetizioni fatte bene, isolando bene il muscolo target, e appunto parto con le mie ripetizioni. Concentrato. Sei. 7, 8, 9, 10, 11, ecco che adesso cominciano ad essere le ripetizioni quelle efficaci, 11, 12, 13, 14, e 15. Sarà cedimento. Mi fermo un attimo, 15-20 secondi e poi riparto a contare. Da 15 vado avanti, devo farne, abbiamo detto, 45. 10 secondi e parto. 18. 19, comincio già a sentirle perché ho recuperato poco. 23, anche qui sono andato a cedimento, quindi ne ho fatte 8, 15 più 8, 23. Adesso riposo altri 15-20 secondi e riparto appunto a contare da 23. Ovviamente adesso la mia performance calerà sempre, si sta accumulando fatica, il muscolo non riesce a recuperare e quindi ne farò sempre meno. Ventiquattro, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove. E 30. Il pumping è ottimo su questo tipo di lavori. Capite perché è importante farli su esercizi di isolamento, non esercizi troppo complessi. Siamo a 30, ne mancano 15. Spero di riuscirci in altri 3 blocchi. 31, 32, 33, 34, 35, 36, manca 9, 15-20 secondi e poi riparto.
Queste, per esempio, erano tutte ripetizioni efficaci. Ok, ero a 36. 37. 38. 39. 40. 41. Mancano 4, dai, 15 secondi e vado a fare le ultime. Uno. Due. Tre. E 4. Capite che questo tipo di lavoro, 45 ripetizioni, è sicuramente più efficace in termini di effort e di intensità rispetto a fare un classico 3x15 con i classici 60-90 secondi di riposo. Questa, ragazzi, è la tecnica Respose. Mettetela in pratica. Noi ci vediamo al prossimo video.